Eccoci insieme col Biancarossa TV Sport, il nostro ospite, il giornalista Giuliano Foschini di Repubblica. Abbiamo sentito Emiliano, ci eravamo lasciati con Emiliano che, come dire, scarica responsabilità, dice non è colpa nostra se il terreno di gioco era in queste condizioni. Io un'altra idea ce l'ho, però poi ne parliamo nel dettaglio. Che ne pensi di quello che dice Emiliano? Ma io penso che sia un problema sistemico, nel senso che il problema non è il terreno al Trofeo Team, il problema è un problema dello stadio, cioè noi abbiamo Bari ha un'opera d'arte a tutti gli effetti, riconosciuta dai governi, la tiene come un rudere, come dicevi tu, è inaccettabile che ci siano tre tendoni, per esempio, che sono crollati e si tenga così, è come insomma avere un quadro a casa e tollerare che ci sia la tira sfregiata, è assolutamente insopportabile. Penso che si debba prendere si debba avere una soluzione. Insomma, in questa città si cerca sempre di rimandare, penso alla vicenda dell'edilizia giudiziaria, anche lo stadio rimane lì in piedi. Ora, io lo raccontavo domenica su Repubblica, casualmente, proprio l'ho scritto io, penso che la soluzione a cui sta lavorando il comune, che dipende da una legge dello Stato che sta per essere approvata, possa essere risolutiva. Cioè, dovrebbe essere approvata ora al Senato, quindi definitivamente, una legge che permette al comune, ai comuni di cedere lo stadio con i suoli attorno, per poter realizzare nei suoli attorno, per esempio, centri commerciali, piuttosto che uffici, piuttosto che impianti sportivi, e i proprietari dello stadio hanno un diritto di prelazione di acquisto a un prezzo controllato. Questo diventando un business, purtroppo in Italia le cose si fanno con i business, diventando un grande business economico e anche speculativo, può però diventare un'opportunità interessante per la società, perché chi vuole comprare il Bari non comprerà soltanto Però i. qui devi prendere i debiti del Bari, Sì, però uno. Lo l'affare stadio? diventa davvero interessante, perché Interessante. lo stadio tra l'altro ha già una variazione dello stadio, ha già il progettino di Renzo Piano e quindi acquista grande interesse. Ci sono qua, se non sbaglio, 5 ettari di terreni attorno che diventano edificabili. Tu hai gratis, ci sono dei terreni al momento agricoli che invece diventerebbero edificabili e tu con un pacchetto di 20 milioni di euro compri stadio, terreni e società, incomincia, penso, Appetibile, per un diciamo. imprenditore ad essere Più una cosa appetibile, un discorso interessante. interessante. Ecco, Cioè, sì. però è sistemico il problema, cioè secondo me non si risolve dicendo aggiustiamo, risolviamo lo stadio, il problema è sistemico. Cioè, risolvere proprio complessivamente la Esatto, questione. C'è un amico in linea, pronto? esatto. Ciao Enzo, Ciao, ciao, ciao. Vito da Palese. Ciao, Vito. Senti, un saluto all'amico. Sei diventato amico, non sai cosa hai Buongiorno. visto. Volevo dire a chi ha scritto il libro, là, Sì. non poteva aggiungere una pagina sulle diciamo, che cosa hanno combinato quei farabutti ai tifosi del Bari che hanno avuto danni morali, danni materiali. Qua sono passati 2 anni, ci stiamo mangiando ancora le mani. Così, insomma, Sicuramente si fa riferimento alle ci magagne sono tre varesi. capitoli del Tre libro capitoli, in cui raccontiamo la discesa degli zingari a Bari e quelle partite tra Bari-Sampdoria, Bari-Lecce purtroppo, insomma, le partite Bari-Palermo, le partite in cui gli zingari hanno Ma messo. Masiello chi è? Andrea Masiello, questo Dr. Jekyll e Mr. Hyde amato dai tifosi che poi alla fine ho letto anche sul sito di Bari Repubblica, addirittura si è divertito a ne vedere l'autogol, no? Ha Sì, detto mi è a scappato da verbale ho detto mi ridere veniva da ridere. vedere. Guarda, io penso che sia un po' il simbolo di questa storia. Il simbolo, senza dare nessun tipo di accezione. Sicuramente, insomma, ha fatto il peggio che può fare un calciatore. Vendere una partita, vendere l'onore, vendere la passione di tifosi che chiamano qui, Il insomma, derby, è davvero una addirittura. roba incredibile. Però penso che sia. No, non bisogna fare il gioco di chi sta dietro Masiello, di chi in questi anni ha tollerato che esistessero i Masiello, cioè pensare che la colpa sia soltanto di Masiello. Masiello è un meccanismo, probabilmente il peggiore dei meccanismi di questo sistema, ma è soltanto un meccanismo di un sistema. Il problema è il sistema, non è Masiello. Il problema è che Masiello non è stato individuato, non ci sono stati gli anticorpi per individuare Masiello. Il problema è che Masiello lo abbia potuto fare senza che nessuno lo fermasse. E il problema è che Masiello era inserito in un. Insomma, Anche l'omertà dello spogliatoio, perché assolutamente qualche sì, cioè compagno quello che è successo minimo. allo spogliatoio del Bari è gravissimo. Cioè, voglio dire, noi giustamente ci riempiamo la bocca della lotta alla criminalità, scendiamo in piazza quando si parla di mafia. Lo spogliatoio del Bari 2 anni fa c'è stato un codice assolutamente omertoso e mafioso, nel senso che a fronte di un'aggressione da parte di criminali, lo spogliatoio ha deciso di stare zitto per tutelarsi. Questo è penso che sia inaccettabile. Poi è evidente che Masiello non è una mela marcia, è molto più di una mela marcia, però di una coltivazione marcia, ecco. E Allora. Masiello lo rivedremo in campo, cioè perché qua la linea che mi sembra stia passando è che più collabori, più
E più è mite la pena, è possibile una cosa del genere, secondo te? Sai, questo tipo di linea, insomma, è una linea che sposa, cioè per me è di fare chiarezza, quindi se io collaboro e ti dico tutta la verità, in qualche maniera devo essere premiato. Io non so, sinceramente, io la seguo, come hai detto tu, io e Marco la seguiamo da un anno e mezzo questa inchiesta, spesso pezzi della nostra inchiesta giornalistica sono diventate inchiesta penale. Io non mi sono fatto un'idea precisa, ti dico la verità. In un primo momento, quando Masiella aveva cominciato a collaborare, io ho pensato, mi era venuto da tutelarlo, nel senso che mi sembrava uno dei tanti che aveva sbagliato, che però il primo che avesse il coraggio di parlare. Poi in realtà però ha provato a fare il furbo perché ha raccontato prima un pezzo di verità, poi un secondo pezzo di verità, poi un terzo pezzo di verità, tant'è che la procura è stata costretta ad arrestarlo per avere un quadro più completo. Quindi io, insomma, da un lato la mia cultura sportiva mi dice io questo qua non lo voglio vedere più in campo. Insomma, la mia invece forse cultura o formazione da cittadino sul discorso dei pentiti, insomma, qualcuno che aiuti a fare chiarezza, che abbia il coraggio di fare chiarezza. Quindi, non Può so, io sempre servire. non ho, non, ti dico la verità, non ne ho un'idea ben chiara. Certo, però, che un sistema premiante per chi collabora ci deve essere, questo è chiaro, nel senso che se io ho il coraggio o anche la dignità di venirti a dire ho fatto una cazzata, te la racconto, in qualche maniera deve avere un seguito. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo Nicolà, Ciao Nicola, saluta ciao. l'ospite. Ciao. Buongiorno. È inutile girare intorno. Io penso che il Bari debba giocare in provincia quest'anno. Cioè, non è possibile. Cioè, il San Nicolo davvero è un rudere, è un rudere. Io penso che possiamo andare tranquillamente nel cattaro perché oltre 2-3 mila persone quest'anno allo stadio non ci andranno. Una domanda per l'ospite: ma se il Bari non patteggia, quindi c'è il rischio di un meno 10, meno 11 più la penalizzazione amministrativa? Sì, Quindi siamo messi bene proprio. se non patteggia, secondo me, insomma, il deferimento sarà intorno ai 15-18 punti. Proprio perché stiamo parlando di 5 partite, loro fanno un conto di 3 punti, almeno 3 punti a partita con la responsabilità, quindi se non patteggia andiamo sicuramente su quei 10 punti, ma penso intorno ai 15, come richiesta della procura. Io che conosco un po' le carte ti dico che terrebbe secondo me questo tipo di accusa, cioè la difesa del Bari, noi siamo parte lesa, noi non sapevamo, è una difesa che può andare bene da un punto di vista penale, ma da un punto di vista sportivo dove vige il principio della responsabilità oggettiva Potrebbe non non reggere, insomma, tiene, non tiene. cioè io dubito che tenga. Allora, seconda parte della conferenza stampa di Emiliano, dove Emiliano va giù, se possibile, ancora più duro. Vediamo. Il Bari adesso, diciamo la verità, è nella fase più tragica della sua storia, cioè non ha più gli occhi per piangere sostanzialmente, ha 28 milioni di debiti e non ha potuto fare neanche la campagna abbonamenti, non è stata in grado di fare, diciamo, una campagna acquisti degna di questo nome, non è più cioè, è nella condizione in cui è evidente che l'unica soluzione possibile, credo che la società stia andando in questa direzione, speri di poter vendere la società e noi speriamo che l'acquirente di questa società possa acquisire gratuitamente, noi glielo diamo gratis lo stadio, purché nel giro di 20 o 30 anni, con una concessione di questo tipo, chi acquisterà il Bari sia in grado di sistemarlo e di gestirlo in modo adeguato. Probabilmente anche attraverso il piano che il Comune aveva predisposto da anni, dal 2007, noi avevamo predisposto un piano per consentire a chi aveva la squadra del Bari di rifunzionalizzare lo stadio, di ottenere, diciamo, dall'utilizzo delle aree vicinori e dalla stessa struttura dello stadio un introito di denaro da poter utilizzare nella manutenzione. Cioè, è dal 2007 che la delibera è pronta, non la stiamo ancora bandendo perché non abbiamo ancora la sensazione che il mercato sia disponibile ad acquistare la squadra. Nel momento in cui si aprirà un discorso di acquisto della squadra, un minuto dopo noi faremo il bando per la vendita dello stadio. Quindi ci stiamo preoccupando di questi passaggi. Quest'anno ovviamente è evidente che, per quello che abbiamo capito, data la situazione di dissesto generale nella quale ci troviamo, è evidente che noi dovremo intervenire sul fondo del campo, questo sicuramente. Cioè, lì c'è il discorso tra spese ordinarie, tra ordinaria manutenzione e straordinaria manutenzione. L'eventuale rizzollatura, cioè la ristrutturazione del campo dopo 22 anni, mi dicono che non è mai stata fatta in 22 anni, è possibile una cosa del genere? Si fa la risemina, tutti danno la Si dico, ma una rigenerazione. rigenerazione totale del campo non è mai stata effettuata in 22 anni, è possibile una cosa del genere? Non lo Si so. fa quello Comunque, che si fa normalmente, cioè con la manutenzione. noi siamo disponibili, se il Bari ne dovesse avere bisogno, cioè se non è in grado di farlo da solo, siamo disponibili a fare un investimento ulteriore sulla rizzollatura del campo per consentirgli di fare questo campionato, perché è evidente
che stiamo tentando di tenere in vita il calcio barese perché sia venduto, perché è evidente che così come sta non può reggere. E faremo ogni sforzo possibile, però certamente non mi si può chiedere di investire durante quest'anno i 20 milioni di euro che servirebbero a risistemare uno stadio, lo posso dire definitivamente senza tema di essere smentito ormai, che non andava costruito, quello era uno stadio che non serviva alla città di Bari. Noi abbiamo buttato via 300 miliardi di lire per costruirlo e adesso siamo in una condizione in cui quello stadio, come posso dire, è purtroppo, per fortuna, dal punto di vista architettonico una firma, ma è uno stadio che chiunque dovesse acquistare il Bari farà fatica a mantenere. Questo è l'ultimo campionato che si fa a queste condizioni. Ho detto che non sono disposto a spendere soldi per la manutenzione straordinaria e ho detto che o la squadra si vende quest'anno o probabilmente il calcio a Bari finisce quest'anno, che non è possibile andare avanti così. L'ho già detto, ovviamente ho cercato di dirlo nella maniera più consona perché non voglio neanche turbare più di tanto l'ambiente, che è già sufficientemente turbato dai fatti, senza bisogno che mi metta anche io. Cioè, noi abbiamo detto, l'ultimatum è una parola senza senso quando si vuole collaborare. Noi vogliamo collaborare, non vogliamo dare ultimatum, vogliamo collaborare. Vogliamo rifare insieme il manto? Lo facciamo. Vogliamo trovare insieme l'acquirente? Hanno bisogno di essere accompagnati con me? Da me? Nessun problema. Hanno bisogno, che ne so, di dialogare con me perché possono avere l'idea, la società, di fare un business economico sullo stadio, la sua eventuale ricostruzione, perché questo rilancia la squadra? Sono disponibile. C'è questo atteggiamento collaborativo? No, io non parlo col Bari da anni. Io non parlo con la società del Bari da anni, però questo non cambia il mio atteggiamento, che deve essere imparziale. Non è che io posso accanirmi, non mi posso accanire su una squadra che comunque sta facendo i salti mortali per iscriversi al campionato. Avanti. Siamo